Sono Gabriele, ho 21 anni, vengo da Lucca e faccio l'aiuto cuoco. Io sono nato in mezzo al cibo, mio nonno paterno aveva un alimentare e mio nonno materno invece aveva un forno. E mia mamma mi ha insegnato a cucinare. Ma mamma mi chiede spesso se ho conosciuto qualcuna, hai fatto nuove amicizie, c'è qualcuno che ti interessa. Buonasera. Buonasera. Il suo nome? Gabriele. Sì, Gabriele, la stavamo aspettando. Il mio punto debole è che sono un po' insicuro e che mi affeziono forse un po' troppo alle persone. Pronto? Sono pronto, sono pronto. Intanto l'accompagno al bar per un aperitivo. Vai, prego. Grazie mille. La cosa peggiore che potrebbe capitarmi a questo primo appuntamento è che lei se ne vada. Grazie ancora. Oppure di non riuscire a esprimermi, di non riuscire a raccontare me stesso. Mi chiamo Anna, ho 22 anni e vengo da Foligno. Nella vita studio psicologia clinica. La mia grande passione è il basket. Sono molto determinata, nel senso che voglio fare una cosa la faccio, insomma, senza pensarci troppo su... Cioè, la voglio fare, la faccio. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Il suo nome? Anna. Non mi aspetto, non mi aspetto. Io cerco di stare tranquilla e cerco di mettermi a mio agio da sola. Mi aspetti pure qui, sì, certo. Subito. Sono un po' predatrice, ok? Quindi mi piace molto flirtare con lo sguardo. Però non sono io mai che tipo vado lì, quindi faccio in modo che tipo venga da me. Perché a quel punto vedo se è sveglio. Allora Anna, c'è già una persona che la sta aspettando e quindi io l'accompagnerei. Ok. Prego. Grazie. Lo vorrei alto, sportivo e sarcastico, ironico. E poi, anche come si pone. Ciao. 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 Piacere. Piacere, Gabriele. Piacere. Come va? Tutto bene, tu? Potessimo, dai. Anch'io un pochino tesa, sì. Ecco, forse non fingere di essere quello che non è, cioè di essere se stesso, anche se imbarazzato, nervoso, comunque di essere sempre se stesso. Ma te quanti anni hai? 22. Ah. Tu? 21. Oh. Sono un toro, sì. Segno Capricorno. Sei. Capricorno, eh. Siamo abbastanza testardi tutti e due. Abbastanza. Se mi piace una ragazza cerco di parlarci, cerco di farla ridere, cerco di scherzarci. Sport? Basket. Veramente? Ho fatto basket 9 anni. Mm. E sport? Basket. Basket anche te? L'ho iniziato a 8 anni. Ecco fatto. Potrei magari anche fare qualche gaffe. Nel caso, visto che sono un po' timido e insicura, all'inizio potrei. Sono un po' un pasticcione. E anche uno dei miei amici mi faceva stare attento sui pantaloni bianchi, copriti, infatti non so se hai visto la prima cosa che ho fatto. È come tipo i novantenni, tac. Per avere una buona relazione, secondo me, ci vuole una buona intesa. E tipo, che ne so, hai fatto altri sport solo su... Allora, da bambino ho fatto calcio, ma l'allenatore mi incominciò a sgridare, io presi e andai via. Sto malissimo. Sono un sacco vermalosa, mamma mia. Te? Mamma mia. Ci metto un po' ad aprirmi, quindi sono molto... sono un po' chiusa, diciamo. E tipo sport estremi? Mai praticati. Te? Nemmeno io. Ah. Non sono mai stata innamorata. Tutte relazioni non serie. Però mi piacerebbe tipo fare paracadutismo. Paracadutismo, però per una volta e basta. Beh, sì, no, no. C'è stata una storiella di 3 settimane. Ma io l'ho lasciato perché principalmente non mi piaceva, quindi non la conto nemmeno come relazione. Tra l'altro vicino Lucca credo che lo facciano anche. Mm. Però bisogna avere abbastanza coraggio. Si può fare anche noi. Oh, una volta nella vita. Okay. Beh, ci sta. In tutte le relazioni, anche vabbè, soprattutto non serie che ho avuto, c'è molta paura di legarsi. Basta che se apri dopo il paracadute, perché sennò. Certo. Ciao. No, ma non sono uno tipo molto coraggioso. No? Non moltissimo. Però. Fratelli e sorelle? Allora, ho. Per cambiare argomento, sette fratellastri. Ah. Da parte di papà,
Mamma e papà sono separati. Oh. Papà è rimasto giù in Africa. Perché papà è tipo del Costa d'Avorio e mamma in Nigeria. Non ho mai vissuto con papà, quindi ho sempre vissuto soltanto con mamma. Quindi non ho un'idea dell'amore, cioè, ben costruita. Sono separati, ho 2 anni. Sì, sì. Quindi, tipo, poi non è che dici che sta in Italia, che tipo lo sono andata a trovare così. Quindi, ecco, non l'ho mai conosciuto con l'altro fratellastro, zero. È finita perché poi papà gli ha messo le corna, quindi anche lì. Infatti, per questo dico, la fiducia per me è molto importante, perché mi è rimasta in testa questa cosa del tradimento. E quindi. Tu invece? È una sorella più grande, 9 anni più grande. Mazza. Un buonissimo rapporto. Per esempio, facevo questa esperienza, la prima persona a cui l'ho detto è lei. E che ti ha detto? Niente, era contenta per me. Ha detto, però devi essere sicuro prima di andare. Cioè, vorrei una cosa seria, proprio seria, che tipo. Cioè. Cioè, sai che è una persona su cui puoi contare qualsiasi cosa succeda, quindi ecco. Mi sono voluto mettere in gioco. Ho fatto bene. Anche perché. Bene. Vedi che alla fine sei coraggioso, vero? Sì, su questo. Allora, ti dico la verità, mi hanno abbastanza spronato, Con la mia ex ero abbastanza. In generale non gli andavano bene le cose che facevo, le cose che pensavo. Grazie mille. Sì, me l'ha pedito. Grazie. E diceva che insomma ero lento, che ero troppo precisino, perché per esempio anche la macchina la voglio tutta pulita, tutta sistemata e così. Ti volevo chiedere, ma i tuoi stanno ancora insieme? Sì, sì, no, io ho una famiglia, un buon rapporto. Sono abbastanza affiatati, capito? E questa cosa mi piace parecchio. Bello. Vanno a ballare insieme, ora è tipo ma da... Veramente? Sì, è tipo da... L'amore è intesa, fiducia tra due persone, è voler crescere e maturare insieme, di voler creare un qualcosa insieme. Ma film preferiti? Non sono uno che guarda tanti film, sinceramente. Quello preferito penso sia La carica dei 101. Bello, La carica dei 101. Allora, che io ti dico, nell'ultimo periodo ho provato a riguardarlo diverse volte. Quando arrivo alla parte dell'orologio che aspettano che esca la cucciolata, mi addormento sempre. Ma veramente? È troppo ridere. Ma veramente? Ma è pochino. Vabbè. È troppo rilassante come scena.